Siamo molto orgogliosi di questa partita, un risultato per noi importante, arrivato attraverso, a mio parere, una prestazione di alto livello, di grandissima qualità nel primo tempo, in cui siamo stati bravi su diversi punti di forza di Agrigento. E a muovere molto bene la palla in attacco, a costruire tanti buoni tiri con tutti i giocatori che toccavano la palla. Nel secondo tempo invece il grande enfasi da parte nostra deve essere messo sul carattere che la squadra ha mostrato, ricacciando indietro i tentativi di Agrigento di rimettersi in partita con grande determinazione e la capacità di giocare una partita anche dura, fisica, di energia, che è esattamente invece il tipo di partita che è il punto di forza di Agrigento. E il fatto che Agrigento sia una squadra che ha vinto tante partite in rimonta o facendo dei parziali importanti nell'ultimo quarto, come è successo nelle partite con Latina e Scafati, deve dare ancora di più enfasi alla prestazione e al risultato di oggi. Se no facciamo fa Vanni una domanda. No, assolutamente. Sì, a me è piaciuto il fatto che sicuramente siete riusciti a giocare la vostra, la partita che volete giocare e un po' a sbiadire Agrigento, no? Che invece è una macchina che macina sempre in maniera costante. Insomma. E, dimmi qual è stata, secondo te, la chiave. Cioè, sicuramente il buonissimo avvio. Poi che cosa ha fatto di questa prestazione così importante? Secondo me la capacità della squadra finché aveva energie, diciamo, per poter esprimere un gioco brillante, qualitativamente alto, di fare una pallacanestro di grande qualità. Nel secondo tempo, secondo me, oggi veramente sarebbe stato impossibile fare di più, viste le condizioni in cui oramai da mesi navighiamo e arriviamo a giocare le partite della domenica. La squadra ha fatto una partita invece di grande consistenza, di grande carattere. Abbiamo tenuto Agrigento a solo due rimbalzi d'attacco nel secondo tempo, quindi siamo saliti di livello andando a compensare delle difficoltà oggettive che la squadra è stata super ad andare. Ripeto, a superare. Alla fine questo l'abbiamo fatto nella singola partita e lo stiamo facendo con grande determinazione, con grande perseveranza, tra mille difficoltà nel girone di ritorno, in cui alla fine abbiamo fatto già sei vittorie. Quindi vuol dire che la squadra, tra mille problematiche, comunque scava, lotta, si ingegna, combatte anche la frustrazione degli alti e bassi che la nostra condizione fisica di infortuni, che oramai ci portiamo avanti da mesi, si genera, ecco. Senti, chiamano due time out alla fine dei sì. Secondi, era un ragionamento sulla differenza canestri? Sì, assolutamente, volevamo provare a pareggiare la differenza canestri e ci siamo andati vicini col rimbalzo d'attacco di Alibegovic. Ma perché è giusto che noi giochiamo tutte le partite fino all'ultimo ed è del tipo di mentalità che è giusto che dobbiamo avere. Senti Marco, questo finale di stagione, insomma, in cui la classifica, insomma, si è un po' delineata, qual è l'obiettivo che dai alla tua squadra, che stai dando ai giocatori? Viviamo alla giornata, Maurizio, viviamo alla giornata, perché la nostra situazione non ci permette di fare nessun tipo di programmazione. Viviamo alla giornata, dobbiamo combattere ogni giorno. Questa settimana abbiamo fatto allenamenti in otto e quindi per tanti versi la prestazione di oggi mi ha anche sorpreso, proprio per l'energia, la durezza, la fisicità che siamo riusciti a proporre nel lungo periodo della partita, che era la cosa che temevamo di più, non solo per la nostra situazione ma anche proprio per il tipo di squadra che invece è Agrigento, che come ti dicevo ha la capacità di uscire alla distanza. E ha quasi sempre fatto così, cioè ha sempre fatto dei parziali importanti nell'ultimo,
nell'ultimo periodo, spesso decisivi. Quindi viviamo la giornata, dobbiamo cercare di lavorare bene. Io vedo tanti piccoli miglioramenti anche individuali dei giocatori che fanno, insomma, che si stanno applicando su cose che magari non sempre hanno fatto con naturalezza. E quindi dobbiamo, ripeto, vivere la giornata e cercare di tirare fuori il meglio ogni giorno per essere nelle migliori condizioni possibili ogni singola settimana, che per noi deve essere, ecco, il massimo della prospettiva che possiamo darci, la singola settimana, perché veramente non possiamo guardare oltre. Abbiamo commesso l'errore di lasciar giocare Tortona ai suoi ritmi e come predilige fare, quindi laddove concedi degli uno contro uno, fai degli aiuti lenti e prevedibili, non prendi dei tiri da tre punti, piedi per terra, da una squadra che ha Blizzard, Ribeiro, Vindoia, e non faccio tutto l'elenco in ordine di comparizione, è evidente che gli concedi di fare la sua pallacanestro, e a questa pallacanestro Tortona, indipendentemente dalla classifica, da altre valutazioni superficiali che si possono fare, se fa questa pallacanestro Tortona è una delle squadre in assoluto più forti di questo campionato. I secondi due quarti non gli abbiamo fatto fare questo tipo di pallacanestro, siamo ritornati noi, abbiamo ricominciato a difendere con aggressività, con meccaniche più presenti, più puntuali, anche con maggiore fisicità. E laddove all'intervallo i nostri avversari tiravano con oltre il 60% da dovunque, ecco, hanno finito la partita con intorno al 46-47% da dovunque, quindi significa che nella seconda parte, adesso non ho il raffronto solo della seconda parte, lo guarderò, ma insomma è evidente, no, la differenza di rendimento offensivo. Noi tutto sommato in attacco non abbiamo fatto una partita speciale, e questo va scritto forse a qualche demerito nostro, ma a grandi meriti di Tortona, che ci ha tolto determinati punti di riferimento, determinate certezze del nostro gioco d'attacco, e laddove poi non siamo riusciti a essere precisi al tiro perimetrale che ci veniva concesso, è chiaro che poi non avevamo sbocchi al gioco. Infatti parliamo di 37 e 35 punti nell'arco delle due metà della gara, quindi lì non ci siamo schiodati di tanto. La differenza fondamentale è stato difendere, e per la nostra squadra, cioè dove siamo arrivati oggi in classifica, siamo arrivati perché abbiamo difeso, non perché abbiamo un talento superiore alla media. Siamo molto ordinati, costruiamo, abbiamo i nostri obiettivi, ma principalmente perché difendiamo. Oggi l'abbiamo fatto per metà partita. Mi piace la reazione che abbiamo avuto, non accetto, e ne parleremo e lavoreremo in settimana, un inizio di gara così morbido di fronte a un avversario così importante e così qualitativo. Anche a me. Il cambio di aggressività dalla difesa, insomma, siete partiti per fare una partita decisamente diversa nel secondo tempo. Sì. Quindi sono completamente d'accordo con l'analisi che fai tu. Ti chiedo due cose. Una, secondo me non ho visto tutte le vostre partite, se è una cosa che mi capita in trasferta o se mi capita questa dell'avere due facce o dell'essere Ogni tanto abbiamo delle pause, soprattutto quando veniamo da due o tre partite di grande intensità. Noi venivamo da, lascia stare la pausa per la Coppa Italia, ma da Latina e Scafati, che sono state due partite che abbiamo giocato con intensità, cioè, quando abbiamo un ciclo positivo, poi sembra che a un certo punto tutto in una volta ci vengono meno le energie in una partita. Abbiamo preso 20 punti a Capodorlando, 20 punti a Trapani, cioè una. Abbiamo il cammino costellato da due o tre grandi cadute. Questa non è una grande caduta, perché nella seconda parte abbiamo avuto una reazione, ma aveva tutte le premesse per esserlo nei primi 20 minuti.
Ogni tanto la nostra, siamo un po' immaturi in questo, ogni tanto non ci riesce di essere massimali tutte le volte, costanti tutte le volte. Finora, devo anche dirti la verità, abbiamo avuto sempre la capacità da brutte partite di ripartire con una prestazione di qualità, quindi mi auguro e confido che lavoreremo per questo per la partita con Casale, che è il nostro prossimo impegno di campionato. È chiaro che questa settimana abbiamo pagato anche una serie di acciacchi. Pepe sostanzialmente ha fatto un allenamento perché la botta alla schiena che ha preso con Ammannato la scorsa settimana si è riacutizzata, la settimana non si è mai allenato, che non ha fatto due allenamenti. Quaglia è appena arrivato e l'abbiamo inserito oggi, grazie a Dio si è rifatto male alla stessa caviglia infortunata, giusto per non privarci di nessuna gioia e di nessun momento lieto, per cui è stata una settimana un po' travagliata ancorché corta, e quindi purtroppo l'abbiamo pagata, ma questa non è una giustificazione, non è un alibi, dobbiamo avere la capacità di superare anche questi aspetti, perché poi se avremo la capacità e la fortuna di andare nei play-off, lì ogni due giorni devi essere massimale, no? Quindi se non vogliamo fare i comprimari assoluti. Per cui dobbiamo lavorare ancora, ma insomma la situazione della classifica, tutto sommato è una classifica sicuramente ancora che ci sorride, abbiamo il più due fra vittorie esterne e sconfitte in casa, adesso abbiamo 3 partite in casa su 5, quindi dobbiamo avere il giusto grado di serenità, ma non il giusto grado di morbidezza come oggi invece purtroppo abbiamo dimostrato nei primi 20 minuti. Un altro, per esempio, adesso al di là che possiamo discutere se arriveremo a pari punti mai con Tortona o meno, però l'idea di nella seconda parte avere anche la capacità di mantenere la differenza canestri rispetto alla partita dell'andata è un segnale del chiedere a loro continuamente un impegno anche mentale ben preciso, e sono contento che almeno questo, ecco, siamo riusciti a salvarlo, ma in generale della seconda parte sono contento, avremmo potuto fare poco di più oggi, nella prima parte avremmo potuto fare molto di più e invece Tortona è stata bravissima a toglierci certezze e a colpirci per ogni errore che abbiamo commesso. Ma sì, Bell ogni tanto, anche lui ragazzo, insomma, la prima esperienza in Europa, qualche alto e basso un po' ce l'ha, l'ha avuto anche in precedenza, è un giocatore che fa molte cose che non si vedono, perché difensivamente, una mano oggi meno, ma solitamente ci dà un grosso contributo ai rimbalzi, nei recuperi, è un giocatore che fa tante cose che si vedono poco e generalmente pochi punti, ma quei 10, 12, 11, ma quei pochi punti li distribuisce nella gara. Oggi non è stata una partita all'altezza delle sue qualità, indubbiamente, però ecco, non è il giocatore che monopolizza o che accentra. Per quello che riguarda il discorso di Cannon è la nostra assicurazione sulla vita in qualsiasi momento, situazione, sa fare tutto, ha grande mentalità, è presente su tutto, c'è sempre. Credo che non possiamo rinunciare a lui, non solo per le cifre statistiche, per il rendimento, ma tutto quello che fa per tenere insieme sempre tutto, per avere una sicuramente il nostro leader da questo punto di vista, e quindi senza di lui siamo un po' o ci priviamo di lui quando siamo talmente in ritmo, talmente in una partita, allora ci possiamo permettere di farlo rifiatare qualche minuto perché la squadra va anche un po' per inerzia. Se la partita è combattuta e noi non abbiamo il controllo della partita, privarci di lui è sempre un problema.